Intanto a manopello al corteo di protesta da via Aldo Moro a piazza Zambra per dire ancora una volta no al progetto così com'è di raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma e sì alla variante dell'interporto. La manifestazione è stata organizzata ieri da Confer per manifestare il proprio dissenso, come detto, verso l'attuale progetto ferroviario tra striscioni e slogan. Si sono fatti sentire i cittadini che chiedono una soluzione sostenibile e ragionevole. Ascoltiamo Katia Colalongo, presidente Confer. Noi vogliamo la verità, noi vogliamo la variante e vogliamo sapere perché non l'hanno mai progettata. Noi chiediamo a tutti di fermarsi perché, a differenza di quello che è stato sempre detto, il territorio non è favorevole a questo intervento, la gente che lo subirà non è favorevole, e se si gira un attimo con la telecamera, chi sta qui non è per fare politica come è stato sempre detto, ma sono gente che subirà tutto quello che questo progetto porterà avanti, e noi saremo qui non in silenzio, ma per chiedere sempre fino all'ultimo la variante, perché è l'unica soluzione lo spostamento della ferrovia dal centro urbano. E poi c'è quello che avete definito il giallo degli espropri, che qualcuno ha definito il giallo degli espropri. Certo, perché gli espropri interessano sia il progetto approvato sia il progetto in itinere adesso delle migliorie, quindi qui ci ritroviamo attività che verranno già distrutte nel primo progetto, case che non sanno se verranno distrutte o meno col progetto delle migliorie, prese in possesso delle aree che verranno espropriate, che a volte non vengono neanche concluse, perché quando vanno a fare la presa in possesso si rendono conto che in realtà non è proponibile perché va a distruggere altri fabbricati. Siamo al paradosso, quindi chiarezza in questa confusione, fermiamoci. C'è stato un incontro a Roma, che ne pensi? Beh, gli incontri che si fanno a Roma e gli incontri si dovrebbero fare sul territorio. C'è anche un incontro a Pescara per il G7, per lo sviluppo. Beh, lì si parla di sviluppo, in realtà qui si sta creando il contrario dello sviluppo, qui si sta distruggendo un territorio, quindi è inutile che si incontrano a Roma quando i problemi noi ce li abbiamo qua. Prossimo appuntamento, prossime mosse? Noi continueremo a mettere nero su bianco, faremo riferimento alla Corte di Strasburgo per i diritti dell'uomo e la casa, lo stiamo predisponendo, stiamo verificando se ci sono le condizioni per un ricorso sulla correttezza della procedura delle migliorie, stiamo chiedendo a tutti i consiglieri che andranno a votare queste migliorie di dire no a questo scempio che si sta portando avanti e di motivare questo no, perché ci sono tante motivazioni e noi gliel'abbiamo messo anche nero su bianco.